A 50 anni dal concilio, quale eminenza il ricordo più bello che lei ha? Io sono stato presente al Consiglio non in quanto padre consigliare, non ero vescovo, ma sono stato a Roma in quegli anni e sono i più belli della mia vita. Eravamo entusiasti, guardavamo il futuro, parlavamo con il mondo e quindi è stata una bellissima esperienza. Credo che la più bella esperienza sia stata aver rivalutato la parola di Dio. Ma domando a lei, biblista, parola di Dio, ogni volta che noi celebriamo, diciamo dopo le letture, parola di Dio. Ma non si dovrebbe aggiungere parola di Dio interpretata da un uomo, letta da un uomo, secondo i segni dei tempi di quell'uomo? Questo avviene per letture particolari che ciascuno dà, ma la Chiesa presenta un suo sistema di pensiero che va a tutte le sfumature del testo. Quindi, parola di Dio è quella che si legge Ma quella parola di Dio che leggiamo è già una parola interpretata. già una parola nel quadro culturale in cui È una parola che entra in un tempo, in una cultura, in una capacità di espressione, in una mente umana. È una parola che si accomoda nella parola di Dio. Tanto è vero che il Salmo arriva a dire, Salmo 61, arriva a dire, una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Era una o erano due? degli ebrei, non c'è quello desiderio di precisione che c'è da noi, dove abbiamo vissuto un'epoca moderna che comincia nel 1400 e abbiamo desiderio di avere delle formule, invece la parola Quindi non si dovrebbe aggiungere in ogni liturgia parola di Dio interpretata da un uomo? Qual è il ricordo più bello che lei ha del Concilio? La sera in cui Papa Giovanni ritirò il testo, lasciando che il Concilio continuasse. Chiuso? Chiuso? No, posso dire.
Vuole dire lei? Estivo mi ha preso per tanti anni come patriarca della diocesi, rappresentante della tradizione viva, sia un'occasione felice per renderci omaggio. 90 anni sono tanti, ma sono felice di averli. E felice di essere qui. Sì, la ringrazio. Anche io sono felice di incontrarla qui. Vorremmo avere una benedizione dal nostro vero patriarca. Io patriarca per modo di dire, ma vero patriarca. Voglio due successori, ma faccio come se avessi le cose in cuore per l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, che benedica, sia di potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.